Oh, hey! Bentornati sul mio canale. Come state? Io sono appena tornata da scuola e ho la febbre. Quindi sì, iniziamo bene questo autunno, magnifico, fantastico, davvero, non ho parole. Avete notato qualcosa di diverso nella mia faccina? Beh, ho cambiato taglio di capelli nel caso non foste accorti e ho fatto la frangetta. Sì, ho fatto la frangetta e è molto strano per me, è tipo il terzo giorno che ce l'ho, una cosa del genere. Ed è super strano perché non portavo la frangia da tipo quando avevo circa 6 o 7 anni. E quindi è strano. Scusate se la luce cambia, ma oggi fa così, fa come vuole. E sì, ho cambiato taglio di capelli, è una cosa stupida in realtà, ma in realtà è una cosa anche importante perché era un po' di tempo che mi frullava per la testa l'idea di cambiare taglio, cioè di farmi la frangetta, però tipo a supportarmi avevo due persone e quindi questa cosa mi scoraggiava un sacco. Poi però ho pensato, Vanessa, se vuoi fartela e ti piace, fallo e basta, buttatici, perché se non lo fai oggi probabilmente non lo farei più. E quindi sono andata dal parrucchiere venerdì, oggi è lunedì, così vado, lo faccio e niente, l'ha fatta fra l'altro bella come la volevo io, perché io volevo una frangia abbastanza piena e che fosse tipo scalata, quindi non dritta dritta, e sono molto soddisfatta. E devo anche dire la verità, è una cosa carina perché insieme ai miei vecchi capelli lascio anche una piccola parte di me, un qualcosa che voglio mettere da parte. Comunque oggi sono qui perché voglio riprendere una tipologia di video che non facevo da un sacco di tempo, ed è quella dei preferiti del mese. L'ho fatta tipo una volta ed è stato più di un anno fa, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, come si suol dire. Però sì, ho pensato che è una tipologia di video molto carina da fare, che comunque riempie i buchetti magari quando, appunto, durante il periodo scolastico, quando non ho tutto questo tempo per stare dietro ai video. È una tipologia di video semplice e carina da fare, e poi mi piace un sacco condividere le cose che utilizzo, preferisco durante un periodo, un mese, e ovviamente sentirmi anche dire da voi che cosa vi è piaciuto in particolare. E quindi sì, oggi sono qui per parlarvi dei preferiti del mese di settembre 2016. Ho diviso tutto in categorie, ovviamente, perché andare a caso sarebbe stato molto confusionario e io sono già confusionaria di mio. Quindi partiamo dalla prima categoria, che è la categoria abbigliamento. Durante il mese di settembre ho utilizzato in particolare due capi di abbigliamento e ne ho comprato un altro che mi piace veramente un sacco. Parto facendovi vedere una gonna, che è una gonna che ho utilizzato tantissimo in generale durante l'estate, ma nell'ultimo mese, cioè nel mese di settembre, l'ho utilizzata davvero tanto, ed è questa gonna di jeans. Ed è della Uniform, è una marca abbastanza vecchia, cioè questa gonna qua, voi la vedete così adesso, e era di mia madre, di quando era adolescente lei, e quindi poi l'ho ereditata. In realtà mi ha detto che era lunga fino al ginocchio, però poi l'ha tagliata e quindi adesso arriva sopra, ma a me piace veramente un sacco, ha uno stile molto vintage, e qua dietro c'è la Uniform. Insomma, mi piace davvero un sacco e si può abbinare facilmente alla fine, perché ci si possono mettere camicie, magliette, top, cose a caso, insomma è molto bella e mi è piaciuta un sacco. Il secondo capo che ho indossato parecchio durante questo mese sono questi jeans qui della Sisley, mi pare, sì, Sisley, e li ho utilizzati perché adesso ovviamente è iniziata la scuola, ahimè, e si ritorna a indossare pantaloni lunghi. Poi adesso sta arrivando l'autunno e io sono molto felice di ciò. Non ho preso del mio maglioncino molto autunnale. Sì, li ho utilizzati un sacco perché secondo me sono del blu perfetto, blu jeans perfetto, e non sono strettissimi, cioè sono stretti dai fianchi, nel senso che non mi vanno giù, però poi in caviglia rimangono abbastanza larghi. E io, al contrario di tutta la popolazione terrestre, preferisco i jeans larghi e i jeans stretti, quindi che ce vuoi fa, va così. L'ultimo capo d'abbigliamento che vi voglio mostrare è un'altra gonna, però questa volta non l'ho utilizzata, nel senso che l'ho indossata tipo una volta, l'ho comprata davvero da poco, ma mi piace da morire. L'unico problema è un po' abbinarla, perché è questa gonna qua, semplicissima, ma è veramente bellissima, cioè guardate lì che blu è, io cioè la adoro tantissimo. È una gonna normalissima con una fila di bottoni a chiuderla davanti,
da H&M era in sconto a 5 euro, quindi ero tipo wow. E poi quando sono arrivata in cassa la cassiera mi ha detto che costava 3 euro, quindi ancora meglio. E fra l'altro sembrava fosse fatta apposta per me, perché appena l'ho vista mi sono innamorata ed era l'ultima rimasta ed era della mia taglia. Quindi sono molto felice, mi piace un sacco anche come calza e secondo me può essere abbinata, visto che è un colore abbastanza difficile, con, non lo so, maglioncini, maglie, che comunque abbiano un colore, diciamo, complementare. Cioè che sia di un colore totalmente diverso, ma che ci stia comunque bene. La seconda categoria dei preferiti del mese è la categoria make-up, ovvero trucco. Voi ormai lo sapete, io mi sono appassionata di trucco. È già una passione che avevo quando ero un pochino più piccola, ecco, e poi l'ho coltivata andando avanti. Quindi questo mese vi voglio far vedere tre prodotti che ho utilizzato particolarmente e mi sono piaciuti tantissimo. Il primo che vi mostro è un correttore effetto lepidante della Bella Oggi, mi pare. Credo che sia della Bella Oggi, vabbè. È il Cover Me, comunque. Questo qui è fatto lepidante. E quello che ho preso io è chiarissimo, è lo 02 Light e... veramente vi assicuro è super chiaro e mi è piaciuto un sacco perché quando lo utilizzo, dopo aver messo il fondotinta, vado ad applicarlo nelle zone che bisogna tenere chiare, diciamo quando si fa il contouring, e fa un effetto è fantastico. L'unico piccolo problema è che l'ho finito, quindi lo ricomprerò. Il secondo prodotto che vi faccio vedere è una matita, che è una matita della NYX normalissima, certo. È una matita per occhi, è questa qui. E ve l'avevo già fatta vedere probabilmente nel video in cui chiacchieravamo un po' di tempo fa qua. È sparita la luce, vabbè. È questo verde, ve lo faccio vedere. È veramente bello, è tipo una specie di verde smeraldo, ma ha anche dei brillantini, è veramente carina. E io però, visto che sono alternativa, l'ho usata come rossetto. E devo dire la verità, mi hanno guardato tutti, cioè non c'è stata una persona che non mi abbia guardato perché avevo un rossetto di questo colore sulle labbra, che non è neanche un rossetto. Però non me ne fregava più di tanto perché mi piaceva sul momento e quindi ho detto chi se ne frega. Terzo e ultimo prodotto make up che vi faccio vedere di questo mese è un rossetto di Kiko che mi ha regalato gentilmente mia mamma, che è questo qui. Sono tipo quelli fatti un po' a, cioè come a matitone, ecco, ed è lo 01, non c'è il nome, vabbè, lo 01 è un colore nude, è questo qui, ve lo faccio vedere qua vicino, tanto ormai il mio braccio, ed è ovviamente matte perché io ultimamente mi sono fissata con i rossetti matte. Passiamo adesso a una delle mie categorie preferite, ovvero la categoria canzoni. La musica, lo sapete, fa parte della vita di moltissime persone, me compresa, e quindi questo mese ho ascoltato in particolare due canzoni, diversissime ovviamente l'una dall'altra. La prima è Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. La seconda canzone invece è Crying degli Aerosmith. Passiamo alla categoria film e serie televisive. Questa categoria mi è particolarmente cara come la musica perché io sono truccata di serie televisive e di film. Mi è arrivato un messaggio. Il film che ho visto questo mese che mi è piaciuto davvero tanto, anche se lo conoscevo già anche questo, si chiama Ricatto d'amore ed è un film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Come serie televisiva invece ho guardato un sacco Skins, che è una serie televisiva bellissimissima, mi piace veramente un sacco e ve la consiglio. E l'ho guardata un sacco perché sono stata un sacco da Cristiano e l'abbiamo iniziata insieme, la continuiamo insieme e quindi ce la stiamo pian piano guardando e mi si sta traumatizzando un sacco il cuore, ma vabbè. Come cibo per questo mese vi faccio vedere due cose molto carine, tutte e due. Uno è questo tè alla lavanda, che è un semplice Earl Grey, che è il mio preferito, solo con la lavanda. Ed è della Twinings ovviamente e me l'ha portato un'amica di mia mamma, cioè ce l'ha portato un'amica di mia mamma che è tornata da Londra e con un piccolo regalino che ho molto apprezzato. E il secondo cibo che vi faccio vedere sono questi biscottini qua che hanno una storia dietro, sono dei biscottini di vita snella ai cereali, frutti rossi, yogurt, cioè c'è di tutto dentro, vabbè. Praticamente la prima volta che li ho mangiati ero a scuola e li ho presi dalle macchinette per sbaglio con il mio migliore amico e abbiamo notato entrambi che avevano un sapore di minestra di fagiolo, cosa non molto normale in dei biscottini dolci, ma vabbè. Poi praticamente quando avevo deciso che non li avrei mai più mangiati, mia madre ne ha comprato 4 scatole senza saperlo ovviamente e me li sono ritrovati a casa, quindi
li ho assaggiati e ho scoperto che sono quelli di scuola che sanno di fagiolo. Non so perché, però questi non sanno di fagiolo, sono buoni, sanno di frutti rossi e se vi piacciono ve li consiglio, cioè se vi piacciono i frutti rossi vi consiglio questi biscotti, sono davvero buoni. Come ultima categoria c'è una categoria molto carina che è la categoria momenti del mese. I miei momenti preferiti di questo mese sono stati innanzitutto quando ho filmato il mio primo video con Cristiano, che vi lascio linkato nell'info box se non l'avete visto. Abbiamo fatto la Most Likely to Challenge ed è un video molto carino da fare in coppia secondo me, ma anche fra amici, e è stato molto divertente filmarlo con lui. Come ultimo momento del mese invece è un momento abbastanza recente perché è stato tipo una settimana fa. Sono andata a Villa Pallavicini qua a Genova, che è praticamente una villa slash parco naturale diciamo, molto molto belli, che si trovano a Pegli, qui a Genova appunto. È stata una dimora storica risalente alla metà dell'Ottocento più o meno ed è veramente incantevole, quel posto è magico. Ho fatto un sacco di riprese e le ho tutte concentrate in un video che ho voluto chiamare A Day in the Nature, perché è veramente fuori dal mondo, cioè sei in città ma non sei davvero in città quando sei nel parco. E io vi lascio il video qua, spero che vi possa piacere perché io ci ho messo davvero tanto impegno e ho deciso che vorrei fare più video di questo tipo e appena potrò mi metterò a lavoro per farne altri. Quindi nulla, il video dei preferiti del mese, questo mese di settembre, è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto un pochino, tenuto un po' di compagnia, e se volete vedere i video dei preferiti dei prossimi mesi fatemelo sapere perché li farò sicuramente. Io adesso vi mando un bacione, fatemi sapere nei commenti come avete iniziato scuola, se va tutto bene, se finora più o meno ci siete, avete inquadrato i compagni di classe, se sono nuovi o comunque insomma come avete iniziato l'anno in generale, e io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video che sarà la prossima settimana.